allora innanzitutto buongiorno a tutti. Il procedimento penale in esame di oggi ha ad oggetto la morte della giovane Tizia. Prima di proseguire con la nostra trattazione, sarà necessario ripercorrere gli avvenimenti principali che sono accaduti e che si sono succeduti nel corso del tempo. Allora, siamo dinanzi ad un caso dove correva l'anno 2014, quando una ragazza giovanissima di appena 24 anni, Tizia, vede il sorgere spontaneo di numerosi ematomi dislocati in molteplici aree del suo corpo, decide di ricorrere al suo medico di fiducia per chiedere dei consigli, un consulto. In particolare si dirigerà dal dottor Caio, medico dello sport. Il medico decide di prescrivere un'ecografia ed eseguirla, in particolare in tutte le aree affette da questi ematomi. Questa ecografia farà risultare una neoformazione o una formazione asessuale, quindi una proliferazione di cellule nata spontaneamente. Conseguentemente ciò, deciderà di prescrivere, di far eseguire una risonanza magnetica, la quale attesterà l'assenza di anomalie. Passeranno 9 lunghi mesi, la situazione non era altro che peggiorata, e solamente a quel punto, eseguendo degli accertamenti più profondi, si scoprirà purtroppo che la causa sottostante all'origine di quegli ematomi era un tumore maligno, in particolare il sarcoma cellule chiare, un tumore molto raro, purtroppo ormai scoperto in fase metastatica. La nostra trattazione mirerà a dimostrare 2 punti fondamentali. Innanzitutto la condotta colposa del medico, consistente nella mancata tempestiva diagnosi del tumore, e in secondo luogo la sussistenza del nesso causale tra l'imperizia dell'imputato e la morte della paziente, sotto 2 profili: sotto il profilo omissivo, nel senso di mancata diagnosi, e commissivo, in relazione alle terapie da lui prescritte, che altro non hanno fatto che aggravare la situazione, far morire ancora prima la giovane. Detto questo, passo la parola al collega per dimostrare il nesso. Ai fini della responsabilità dell'imputato è anche necessario dimostrare la presenza della causalità, oltre della colpa, tra il comportamento contestato in modo specifico dalla collega e l'evento lesivo della morte. Secondo una Cassazione ormai ben definita, non è necessario provare con alta probabilità logica che l'evento morte non si sarebbe verificato in assoluto, ma è necessario dimostrare che l'evento sarebbe stato posteriore, per cui che la condotta del medico abbia agevolato l'evento in quel dato momento e in quel dato luogo. Hic et nunc. E cito subito il principio di diritto della Cassazione Penale, sezione quarta, del 27 novembre 2019, la numero 2865. Partendo dai dati di fatto e da quello che è successo nella realtà, abbiamo una ragazza 24enne, una giovane ragazza sportiva, che nota la comparsa di diversi ematomi, si reca dal medico e il medico, sia in prima che in seconda battuta, le prescrive, le consiglia dei cicli di tecraterapia e si limita a una diagnosi senza approfondire quelli che erano gli ematomi, quello che era il problema. Oltre alla possibilità di combattere il sarcoma in termini medici, in questi termini, sarebbe stato possibile per la ragazza prepararsi già da prima a quello che sarebbe stato a quelli che sarebbero stati gli eventi poi che sarebbero susseguiti nel tempo, prepararsi anche psicologicamente. Possibilità di morte c'era anche con una diagnosi tempestiva, ma sicuramente con certezza si può dire, ed è quello che chiede la Cassazione, che l'evento non si sarebbe verificato in quel momento e in quel dato luogo. Ma non solo vi è stata un'omissione da parte del medico, ma ha consigliato dei cicli di tecarterapia. Questo permette, agevola la creazione, la diffusione di metastasi. Questo vuol dire che il comportamento del medico nella parte attiva ha agevolato la diffusione del sarcoma. Il decorso naturale non è stato naturale solo perché è decorso tempo, ma è stato naturale in aggiunta, accelerato da quello che ha compiuto il medico. Per questi motivi, alla presenza della colpa
secondo l'articolo 589 del codice penale, una colpa grave, come sostenuto la collega, per via della forte imperizia del medico, per la forte noncuranza del medico e in presenza del nesso causale, in quanto ha accelerato il decorso naturale e ha agevolato l'anticipazione della morte della signorina Tizia. Chiediamo la condanna a danni 2 di reclusione, secondo l'articolo 589 del codice penale.